Eccoci così collegati, ricollegati, buongiorno a tutti da vostro Elio Crociani, siamo in backstage con gli amici di Periscope, mettiamoci la felpa. Eccoci qua. Rientrato in studio, abbiamo ancora due minuti, intanto in radio sta andando Donna Summer Winter Melody. Per quelli che ci seguono su radiomilanotv.com. Tutto bene? Tutto a posto? Sono praticamente le 13. Intanto vedo che uno spettatore, una spettatrice si è appena collegata, si è appena collegato. Uso maschile e femminile perché non ho poi letto l'hashtag. Poi l'hashtag non significa nulla. Un minuto alla messa in onda. Le nostre notizie, tra l'altro quelle su cui mi baserò, sono già archiviate sul mio profilo di Facebook, che potete anche controllarle. Sono prese pari pari dai giornali, non è un copia e incolla, ma è proprio una trascrizione, quindi un lavoro, devo dire, un po' lungo. Abbiamo uno spot di MR Arredamenti, realizzato tra l'altro da MR Arredamenti, quindi la famiglia di MR Arredamenti. I due figli e la mamma. Ed eccoci qua ricollegati con la notizia dei giornali quest'oggi in edicola. L'appuntamento è slittato di qualche minuto, ma abbiamo già archiviato queste notizie sul mio profilo di Facebook, lo dicevo con gli amici di Periscope che mi stanno già seguendo da qualche minuto, perché loro erano già pronti, ma il collegamento con la radio è slittato di un brano musicale, ovvero il brano di Donna Summer, che altrimenti sarebbe stato programmato più tardi. Ora, italiani profughi economici. Dove scappano i nostri giovani? E non solo. Reportage da Londra e da Lisbona tra i connazionali che tentano la fortuna all'estero in cerca di lavoro e tasse umane. Poveri, ex benestanti e gente che non vuole adattarsi, lavorare per l'erario o farsi sfruttare. Non vorrebbero partire, ma devono farlo. Mai nessuno come questa Juve, sesto scudetto di fila. È l'italiana più forte di sempre? Si chiedono in prima pagina di Libero quest'oggi. Poi abbiamo Grillo scherza con i santi e becca il baffà della Chiesa. Conto corrente bloccato in case di lite con il fisco. Attenzione, dal 1 luglio ci sarà un nuovo ente con più poteri di Equitalia. Potrà accedere all'anagrafe tributaria e alle banche dati dell'INPS. Possibili anche prelievi coatti, quindi non siamo più tranquilli di nulla. Haydn.
Video shock, tira dritto e viene travolto. Una telecamera ha ripreso tutto l'incidente. I vigili dicono la dinamica è chiara. Il padre dell'automobilista ieri a Cesena dai parenti di Niki, il campione resta in fin di vita. Lugo, da Lugo, colpo di scena, annullato il palio della Cavea. Non era mai successo in 49 anni, dovevano fare 50. Drappo assegnato quindi al Rione Stuoia. L'Europa, l'Italia, tassate i più ricchi per la prima casa. Per il 2018 occorre una manovra robusta, ma il negoziato con Roma slitta all'autunno. Le aree protette non bastano, animali e piante a rischio. Oggi è la giornata mondiale della biodiversità. Lega Ambiente dice che bisogna spendere di più e informare. Il maestro del festival che coccola i filari con le note di Mozart, quindi nel Roero la cura antiparassiti di Peppe Vessicchio, la musica genera positive reazioni chimico-fisiche. Icnusa, i 100 anni della birra sarda, una bionda da 200 milioni l'anno, per l'anniversario arriva una nuova etichetta e investimenti nell'isola. Dustin Hoffman, tenero e burbero, possibile che qui sia il più vecchio? No, caro Dustin Hoffman, non sei il più vecchio, perché c'è anche, tra l'altro, in questi giorni c'è stato, almeno ci risulta, Clint Eastwood, oltre a Dustin Hoffman. Il ritorno quindi del divo nel ruolo di un patriarca egocentrico nella commedia di Baumbach. Quando ho saputo che dovevo fare un anziano, dice Dustin Hoffman, ero in dubbio, mi ha convinto mio figlio, quindi Dustin Hoffman Jr. Rosso si incatena in piazza contro i vaccini obbligatori, successo a Cesena e succede a Cesena la protesta del consigliere comunale ex Grillino. Basket, vittoria al Palafiera di Forlì e salvezza per l'Unieuro. Mister Twitter dice internet è finita, vince chi urla di più, è stata una brutta cosa, senza i social network forse Trump non sarebbe diventato presidente, lo ammetto, mi dispiace. Renzi ha rinunciato alla domenica coi terremotati, giusto, la delega al turismo e spettacolo ce l'ha Franceschini, mica lui, è la vignetta di Castellani oggi dal Resto del Carlino. Poi abbiamo la versione di Dustin, l'attore ironizza sulla polemica dell'anno, i film Netflix non vanno in sala e lui dice io a casa ho un grande schermo, venite da me. Nicola si infà in quattro ed è già regina social, tre film ed una serie TV per la Kidman. Ieri prima passerella sulla Croisette, cliccata pure Pattinson e Upert, molto distaccati. Ecco, quindi la regina è Nicole Kidman, che effettivamente è sempre in grande forma, anche se chiaramente non è più la Nicole Kidman, diciamo più giovane. Ecco. Una falla nell'arca di Noè, dei semi a rischio, la memoria del mondo, troppo caldo. Allarme alle isole Svalbard, che sono praticamente alla periferia del Polo Nord, così per fare una battuta. Trump dice l'Islam fermi i terroristi. Il presidente in Arabia cancella linea Obama e dice non sono venuto a dirvi come dovete vivere. Chiede di isolare l'Iran e un'alleanza mondiale contro l'ISIS, ma tocca a voi sconfiggerlo. Bari Mosca, il viaggio del santo, le reliquie di San Nicolò per la prima volta in un millennio dalla Puglia alla Russia, dove il culto ha resistito perfino all'era sovietica. Guardia nazionale schierata per assistere i fedeli. Cannes, arrivano i divi, Kidman e Hoffman sulla Croisette rubano la scena al finto Godard, è stato quindi un omaggio al regista francese. Eastwood dice non mollo il cinema per il golf, il regista omaggia Sergio Leone. E Nanni Moretti, chiaramente, Nanni Moretti immagino che a Roma, col suo modo di fare, chiaramente, ce la sta tirando, povera moglie, ecco, quindi che deve sopportarlo, chiaramente, perché una cosa del genere, chiaramente, ti manda alle stelle. Mamma mia, il sequel si farà, a 10 anni dal fortunato musical con Mary Strip, che uscirà, sappiamo la data, chi lo farà, come lo faranno, non si sa ancora, ma esce il 20 luglio del prossimo anno, 2018. Traditi i segreti di Twin Peaks, Sky brucia la messa in onda, i due nuovi episodi disponibili già ieri mattina on demand, poi sono stati ritirati, anticipata di quasi 24 ore la trasmissione in contemporanea con gli Stati Uniti, e quindi comunque Twin Peaks è arrivato per gli appassionati di tutto il mondo dopo la bellezza di 26 anni. 13.09, Elio Crociani passa e chiude, vi saluta,
amici della radio, ci sentiamo domani mattina alle ore 8:20. E un saluto anche a voi amici su Periscope, l'appuntamento sempre domani mattina, sempre che non ci sia qualcosa, qualche domanda, tanto che siamo qui possiamo chiaramente aspettare ancora qualche istante. Ma a questo punto a domani mattina.